Ali, diventato uno scorpione killer, soggiogato dal malefico potere della tenebra, penetra nel vecchio college di Oxford dove Tilda indaga sul passato di Layla. Le inietta un veleno mortale e fugge con la polvere di Shariman. Farad! Mattinata fresca e vento debole da occidente. Momento perfetto per concimare le mie rose. Papone! Quale picconi! Questa sì che è una sorpresa. L'ultima volta non ho potuto nemmeno abbracciarti. Non è vero, piccola mia? Già, l'ultima volta ero praticamente un fantasma. Ho raccontato tutto a loro. Allora non resta che raccontare a me gli ultimi sviluppi di questa storia, amici, ma davanti a una bella colazione inglese. Adesso hai capito che cosa ha fatto quella scorrettissima Layla? In poche parole, si è infiltrata tra di voi per farvi le scarpe. Una vera vipera, ma se prova ancora a sfiorare la mia bambina... Sono sicura che andresti fino in capo al mondo per fargliela pagare, ma quello è un osso scorrettamente duro. Ancora non sappiamo come Tilda sia riuscita a sopravvivere alla puntura di Ali. Ci sono troppi lati oscuri in tutta questa faccenda. Vediamo. Ma c'è ancora il segno della puntura. Forse non è riuscito a iniettare il veleno. O forse non era così scorrettamente tossico, chissà. Quando il conto ancora non ti torna, è nei piccoli numeri che devi sbattere le corna. Mio zio Bill in polizia faceva proprio così. Rimasticava i casi mille volte e alla fine, zacchete, pizzicava il colpevole. Farò correttamente come lo zio. Ho qui il diario di Layla da setacciare bene. Vediamo se riesco anch'io a pizzicare la colpevole. Nigel, ho giusto sfornato i miei dolcetti allo... Ah, perdonate. Buongiorno, signora Smith. Tutto bene? Visita a sorpresa della mia Tilda. Già, insieme ai suoi amici tanto esotici. Magari torno più tardi. Nigel? Quando ha tempo, dobbiamo parlare del problema di Tilda. Quale problema? Beh, le compagnie che frequenta, no? Da dove vengono? Sono preoccupata. Ai ai ai, frequenti compagnie esotiche, ragazza mia. Non darti delle arie, per la Smith è esotico tutto quello che va oltre i confini di questa contea. Bene, la notte fuori ha aumentato la loro freddezza. Sempre meno sentimenti e sempre più tenebra. Mancano solo altri due buchi neri e finirò di raccogliere la polvere del Namiras. Devo prepararmi a fondo. Ho carpito tutta la sapienza alchemica di Ali e l'ho potenziata, ma non devo scordare mai che la mia missione non potrà arrivare a compimento senza di lui. Farad, è indispensabile che si unisca a me per completare la magica unione dei due scorpioni e deve farlo di sua volontà. Non posso costringerlo. Ora che Tilda non è più tra i piedi, la mia opera di persuasione dovrebbe essere più facile. Ma ora basta pensare al mio amato principe. Devo scoprire dove dirigermi. Mi basterà preparare una pozione adeguata. Ali! Sì, padrona. Ma tu sei sicuro di aver colpito Tilda? L'hai davvero eliminata come mi hai detto? Sì, mi trovavo sospeso sul soffitto con il mio pungiglione pronto. Ho raggiunto il soggetto e iniettato la mortiferizia. Hai detto che Tilda aveva in mano un quaderno. Di che tipo? Era forse suo? Non so, sembrava un diario ben tenuto e le parole erano scritte con delle lettere che si muovevano. Sembrava un diario magico. Basta così, hai detto un diario magico con le lettere che si muovono. Vieni. Quindi sua madre si troverebbe dentro quell'albero. Insomma, il suo spirito, o almeno così mi ha detto Tilda. Se un giorno un mistero enorme ti trovi di fronte, per trovarne la sorgente non sempre basta scalare il monte. E con questo proverbio, che intendi dire? Che ci sono cose troppo grandi per me. Vieni, lasciamo solo la famigliola. Sì, mio saggissimo amico. E come vedi, cara, Tilda è riuscita a smascherare quella canaglia della Saveria. Siberia, papone, non Saveria. Sì, insomma, sempre da quelle parti. Voglio sapere di più di quel diario. Adesso lì inala profondamente. Per scrutizia, chiudi gli occhi e torna con la mente a quella sera. E
E ora lascia che io possa entrare nei tuoi ricordi come se fossi lì presente. Namirash. Sì, è il mio diario. L'avevo nascosto e l'hanno ritrovato. Ma quelle lettere che si muovono, prima non c'erano. Il diario potrebbe rivelare più di quanto io non voglia, soprattutto adesso che forse sarà in mano a Farhat. Devo saperne di più. Voglio anche avere conferma della fine di Tilda. Ubiquizia! Nigel ha fatto bene a venire subito. Non sa quanto sia dispiaciuta per la povera Tilda. Guarda tu com'è finita male. Farhat è venuto qui a Silvermoor per dare al signor Swanson la triste notizia. Allora Tilda è veramente morta. Tu, insulsa donnetta, mi presterai il tuo corpo. Mi serve per quello che devo fare. Oh. Ehi, di nuovo quella megera inglese? Ben, è diffidente, ma non morde. No, ma tu non ridere di quello che dice, sennò quella diventa ancora più insopportabile. Va bene, allora sarò più serio di un beduino col cammello zoppo. Che disgrazia, Tilda, che brutta fine, che tremenda disgrazia. Ma... Già, è vero, è tremenda. Sì, chi lo avrebbe mai immaginato, Tilda, ora... Riposa in pace, povera piccola bambina. Ci perdoni, signora, ma siamo troppo sconvolti dal dolore per parlare. Almeno ditemi come sono stati gli ultimi istanti, ha sofferto. Non ero presente, purtroppo. Non so come sia successo. L'ho trovata già per terra in quella stanza. A Oxford, sì, nel college. Ma perché era andata a cercare proprio lì? Qualche suo vecchio oggetto che aveva perso, lo ha trovato? Oh, no, abbiamo trovato cose di un'altra persona, una ragazza che studiava nel college, ma le abbiamo buttate. Non erano niente di importante. Ora che Tilda è scomparsa, niente è più importante. Non dica così, la vita continua, non si deve arrendere. Ben, sii gentile, accompagna la signora a casa e poi va a preparare i bagagli. Voglio andarmene, non resteremo per il funerale, non ce la faccio. Voglio soltanto tornare nel mio deserto e smetterla con questa assurda avventura. Vado a dire a Nigel della mia decisione adesso. Davvero un brutto colpo per quel povero padre. Ahimè, sì. Ombra! Ma che diavolo blaterava quella befana? Tilda è viva, per fortuna! Lo so, e lo sa bene anche la signora Smith, quindi quella non è la vera Smith, ma è sicuramente... Laila! Io corro ad avvertire Nigel e Tilda, tu va a dare una mano a Ben. Ricevuto! Grazie, signore, può andare. Ora voglio bere un tè in santa pace. Dov'è? Ma tu guarda che impudenza! Che vuoi tu in casa mia? Approfittare di una povera donna sola? Degenerato! Oh, via, signora, via! È tornata a me! La befana! Oh, come ti permetti? Befana, chi? L'ho accompagnata io qui! Ah, mi dai dell'accompagnatrice, canaglia! Tu e il tuo compare così nero! Fuori, fuori, fuori! Oh. Signora, si calmi! Fuori! Aiuto! Prima la chiola, adesso questa pazza. Ma sono tutte così queste dannate signore inglesi. Io la preferivo posseduta. Dunque Laila è venuta fin qui per riprendere il suo diario. Evidentemente nasconde segreti correttamente scottanti. Che dobbiamo usare quanto prima o sarà inutile. I poteri della nostra nemica stanno crescendo a dismisura. Dobbiamo contrattaccare subito. Non restiamo fermi o Laila finirà per annientarci. Posso darvi un consiglio?
trivellate nelle gallerie laterali. Non andate a finire dritte in bocca a quel demonio. Lavoratela ai fianchi, colpitela nei punti deboli e poi via. Dileguatevi in fretta. Giusto, hai ragione. Dobbiamo essere dei guerriglieri e indebolirla poco a poco. Ci aiuterebbe parecchio se potessimo riprendere con noi Alissa Yed. Ti ricordo che ha appena provato a uccidermi? Sì, ma è sotto l'influsso di quella strega. Dobbiamo rompere l'incantesimo che lo imprigiona e dobbiamo usare la sua alchimia per riuscirci. Ho già cercato rimedi alchemici su internet, ma la verità è che non si trova quasi niente. Ci vorrebbe il suo vecchio maestro Aladino. Lui sì che saprebbe cosa fare. Aladino, questa sì che è un'idea. Kereshu, ecco dove emergerà il prossimo buco nero... Multum Rak, che ha usato disturbare il mio rito! Tilda! Ah. Ali! Padrona? Tilda è viva! Hai capito bene? Viva! Ciao. Avrei dovuto capirlo, che stupida che sono stata! Sentivo che c'era qualcosa che non andava in farat! Fingeva! Nel suo cuore non c'era dolore! Ora lo sento chiaramente! Com'è stato possibile? Rispondi, Scorpione! L'hai avvelenato o no? Ho iniettato a Tilda la mortiferizia, come tu hai detto, padrona. Una dose di mortiferizia purissima e potentissima! Rak! Non ha funzionato! Altro che potentissima! Ora non devo più concedere loro respiro! Ali! Rashid! Restate lì fino a domani! Caricatevi di gelo, di tenebre, di durezza! Presto attaccheremo! E non avremo pietà! Darò fondo alle mie pozioni, ma scoprirò dove vi state nascondendo, maledetti, e vi stanerò! Mangiate! Qui sei a casa, è bello, Tilda, eh? Tilda, io mi sono comportato in modo deplorevole con te. Diciamo che sei stato un po' scorrettamente scorretto. Non ti ho creduto quando invece dovevo starti vicino. Ti ho lasciata sola e in pericolo senza capire che cosa provavi. Ragazzi, entriamo nel rifugio. Oh, vedo che almeno qualcosa sta andando per il verso giusto. Non sai quanto mi senta male per questo. Ci voleva, mi sembra una punizione correttamente giusta. Ora vieni, abbiamo una missione da compiere. Ci siamo! L'antico rifugio di Aladino. Se esiste un posto dove possiamo trovare una correttissima formula per salvare Ali, è questo. Sempre che sia rimasto qualcosa dell'antica biblioteca del grande maestro. Beh, prevedibile. Qui le erbe sono correttamente stagionate. Trovato qualcosa? Dal rumore sembra che qui sotto sia vuoto. Forse è soltanto il fondo di sabbia più morbida. Forse. Ehi, piantatela di ballare il tit-tap e datevi da fare. Sì, non perdiamo altro tempo. Ah! Farat, Ben, rispondete! Confermiamo che sotto era veramente vuoto. Spero sia pieno di cose interessanti. Ricordo questo luogo. Tra queste mura ho conosciuto Ali. Guardatela! Bingo! L'archivio dell'illustre maestro alchimista. È proprio quello che stavamo cercando. In esto nobile papiro affiggo la conoscenza di longhi lustri di studio et reflexione. Sembra l'arabo del mio bisnonno. Che parlava il mio bisnonno? No, che parlava il tuo bis, tris, tris, eccetera, eccetera. E questo è il ritratto del venerato maestro. Esattamente, proprio lui. Se solo potesse parlare. Un terremoto!
Non è possibile, i sismi non danno colpi scorrettamente scanditi. Di là c'è una galleria d'uscita, andiamo! Venite, piccolini, muovetevi che vi sento, vi sento! Le vibrazioni del terreno mi fanno sentire tutto! Nulla mi sfugge! Ho percepito passi, tre fuggiaschi che corrono in quella direzione! Morte, annientamento, fine! Cessazione per tutti i nemici della mia padrona! Dentro, presto! Sapete solo scappare? Non volete giocare con me? Allora mi devo arrabbiare! Ombra, portaci via di qua! Subito! Siamo fra due fuochi! Al rifugio, presto, giù! Fratello, attento! Ombra, aiutami! Inchiostrezia! Farad, dall'altra parte! Oh, le vittime stanno vendendo cara la pelle, ma ormai siete tra i miei tentacoli! Prenditela con me, vigliacco! Guardati alle spalle, invece di sprecare inutilmente il fiato! Le fiamme! Devo riuscire ad attraversarle adesso! Di qua, Farad! Ombra, torna presto! Faccio tutto quello che posso! Salve, mostriciattolo! Piacere di conoscerti! Stai attento! Deflagrizia! E ora cataclismezia! Ombra, molla Rashid! Torna! Resistete, sto arrivando! Cucù, non riesci a prendermi! Maledetto, ma ora proverò con... Basta esperimenti! E poi, che disordine qua dentro! È tempo di pulizia! Lascia stare, no! Approfittiamo della distrazione di Ali. Dobbiamo battercela adesso, finché siamo in tempo! Ombra, ritirata! Faccio i conti anche con voi! Carassù, la pesca è andata veramente bene! Maledetta, non hai vinto, non ci arrenderemo mai! Che parole combattive, mio predestinato, ma del tutto inutili! Il problema non è arrendersi a me, ma al destino che è già stato scritto! Scritto da chi? Dalle stelle, dalle tenebre o da te su quel diario delirante? Io non ho mai delirato! Io ho sentito da subito la grande forza profonda che unisce noi due! E la sentirai anche tu! Te lo prometto! Rashid, lascialo! Se non mi vuoi, allora buttami giù, perché senza di te io non posso più vivere. Io non sarò mai un assassino, non solo come te. Nobile sentimento che costerà la vita ai tuoi amici. Rashid, vai a finirli! Come vedi, anche tu puoi uccidere per i tuoi principi di amicizia. Certo, tutto quello che vuoi, ma sempre uccidere. Metti tutto insieme, l'hai sempre fatto. Con te il bene e il male non esistono più. Tu sei il demonio! Non vuoi capire, Farad. Il bene e il male siamo noi stessi. Tutto è dentro di noi, nulla è opposto. Io non ce l'ho né con te né con i tuoi amici. Se ho cercato di eliminare Tilda è perché lei ti sta impedendo di vedere la giusta via. Non te lo nasconderò, Farad. Ho bisogno di te per completare la missione. Io e te insieme dobbiamo essere i guardiani supremi di luce e tenebra. Senza di te tutto questo perderebbe senso. Unisciti a me nel nostro comune destino e io fermerò Rashid e Ali. I tuoi amici saranno salvi. Non ci sarà più bisogno di separarti da loro. Ti aspetti, zanzarina? Pungimi! Pungi, dai! Ma che sta scorrettamente aspettando? Non capisco! Non colpirò te, nullità! Quello che serve qui è... questa! Animatizia! Da dove spuntano
fuori questi mostri! Servita a voi, messeri, la pozione che dona vita a ciò che vita non ha e lo rende soldato del mio esercito! Ragazzi, stavolta la vedo nera! Più nera di me! Forse no! Resistete! Venite, piccolini! Lasciatevi schiacciare dai miei rudi soldati! È la vostra fine! Olli! Colpisci, avanti! Olli, con tanta baldanza è ferita dalla tua sembianza. Che vai combinando? Io non posso crederci, siete voi mio grande maestro. Che domande? Lo vedi che tu avvedi è lo che esiste. Forse che non l'ho ripetuto mille e mille volte? Che faci tu qua ad agguerrare contro chi versa in debolezza e bisogna? Quando io eternificatti ben m'avvidi di facere di te uno scorpione bellicoso. Sì, ma mai, dico mai, assassinante. Ecco perché Ali non ha potuto avvelenarmi, perché Aladino l'ha eternificato come scorpione buono, che mai e poi mai potrà fare male a qualcuno, tantomeno ucciderlo. Bando all'indugi, allievo mio prediletto, fatti abbracciare in tuo vero corpo. Maestro! Ma che è successo, maestro? Amici, non capisco dove siamo! A dopo le spiegazioni! Ora salviamo Farhat, presto! Alleati con me, Farhat! Insieme daremo armonia al mondo! Luce e tenebra unite in noi! La polvere! Nel vento! No! Ombra, la polvere! Polvere polverina, torna qui dentro nella foderina! Via, Rashid! Fuggi pure, Layla! Noi siamo di nuovo forti e uniti! Fatto! Vorticizia lucente! Oh, no! Aiuto! Non riesco! La partita è ancora tutta da giocare, Farhat! Anche questa volta è riuscita a scappare! La partita finirà, non so quando, ma ti assicuro che finirà e saremo noi a vincerla, te lo prometto, Layla!